vous avez valu le prestigieux prix littéraire Il pèse et de la donne qui récompense le meilleur ouvrage écrit par une femme en faveur de la paix. C'est la France qui distingue votre parcours. Au nom du Président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre national du mérite et vos épaulettes Marina Catena, antes de mais, muito obrigada. Bem-vinda à Euronews. Parabéns por esta condecoração do governo francês. O que é que representa para si, enquanto mulher e enquanto italiana? molto commovente per me perché sono la prima donna soldato italiana che riceve questa onoreficenza dalla Francia la Francia è un po' il mio paese d'elezione il paese del quale ho amato la lingua del quale ho fatto i miei studi a Strasburgo di, di Europea è il paese nel quale sono stata un hostess per l'Air France la prima non francese hostess di Air France è un paese che mi ha insegnato a vivere un po' senza frontiere, quindi è un paese al quale sono profondamente legata ed è per questo che questa onorificenza mi riempie di gioia. Fu Erasmus in Strasburgo, lavorò nella Commissione Europea, parla cinque lingue, sente-se europea, sente-se italiana, come vede la costruzione europea? Mi sento soprattutto europea. Penso di essere davvero un prodotto chimico dell'Europa dell degli anni 90. Sono stata tra i primi ragazzi italiani a partire con il progetto Erasmus. Credo fortemente nell'Europa eh, e devo dirle, sono molto rattristata quando vedo che a volte l'Europa non è compresa come dovrebbe dai cittadini. Entro 1996 e 1999 esteve in no, UECO, no l'organismo umanitario della Commissione europea, era responsabile della comunicazione. podia ter continuado a fazer carreira na comunicação junto das instituições europeias. Credo que A Bruxelles ho imparato eh, forse cos'è una carriera internazionale, la comunicazione dell'umanitario. Poi ho voluto andare a fare l'umanitario con i piedi nel fango, come si dice. Ho voluto andare a vedere davvero dove si costruisce l'umanitario. Dunque, i due anni di Kosovo, appunto accanto al ministro Kushner, per vedere queste donne violentate, questi soldati dell'UCK, gli italiani che ricostruivano le ferrovie, per vedere l'Europa che era attiva in Kosovo. Lei ricorda che il pilastro economico del Kosovo è stato ricostruito grazie proprio alla... Comissão Europeia. Quer fazer a paz, quer ser humanitária, por é que decide ser militar? il mio era un sogno da bambina io vengo da un paese dell'Abruzzo che si chiama Ortona Mare dove c'è un cimitero canadese di soldati morti durante la seconda guerra mondiale, quando ero ragazza andavo in questo cimitero che mi ispirava molto credo che siano dei mondi che sebbene si guardino un po' in cagnesco eh, in realtà hanno molto da imparare l'uno dall'altro io l'ho visto nel Kosovo, il dialogo tra civili e militari era ancora balbuziente era ancora molto difficile poi piano piano questo dialogo si è migliorato le stesse ONG hanno capito che c'è un bisogno de colaborar com a parte militar. Eh, pode sembrarem estranhos, mas credo que, nos conflitos de hoje, solo através do diálogo entre humanitário e eh, militar, eh, ci possa ser uma vera colaboração. Quando estava na ECO, lançou a campanha Uma Flor para as Mulheres de Cabul. Uh, no Kosovo, também se dedicou à causa das mulheres. É preciso ser mulher para tomar conta das mulheres nas zonas de conflito? io penso di sì. Abbiamo una sensibilità diversa come donne, sappiamo che cosa significa quel tipo di sofferenza, sappiamo che cosa potrebbe accadere se fosse sulla nostra pelle, su quella delle nostre sorelle e dei nostri figli. Quindi Credo che l'impegno di una donna, nel mio caso, che vive in un mondo maschile, sia quello di portare il nostro contributo femminile. Ho fatto la stessa cosa in Libano con quella che si chiama la eh, Team Delta, cioè una squadra di tutte donne soldatesse che andavamo all'ascolto delle donne libanesi locali. Perché? Perché lei sa che se il soldato uomo tocca così la donna sciita succede un caso eh, diplomatico. Invece noi donne avevamo questa, questo potere di, di parlare con le altre donne. Quando faccio fotografie sue con militari è la unica moglie? È vero, è vero, io mi sono sempre trovata ad essere un po' in tutta la mia vita, ad essere un po' l'unica donna. Ci sono oggi circa l'1% di tutte le truppe militari nell'intero mondo sono donne, l'1% solamente. Lei sa che c'è una risoluzione delle Nazioni Unite nella quale si chiede a tutti i paesi del mondo di aumentare il numero di donne all'interno delle missioni di pace. Perché proprio, come le spiegavo prima, abbiamo un ruolo molto importante di prossimità con la popolazione. Locale. Una moglie militare ha sentimenti? Cioè moltissimi, moltissimi, eh, io ho anche raccontato nel mio libro che ci si innamora anche sotto le armi, eh, ci sono i sentimenti per chi ci aspetta a casa, i, i sentimenti anche i sensi di colpa per chi ci aspetta a casa a volte, perché io come anche il mio collega uomo abbiamo lasciato famiglie, figli che crescono per 5-6 mesi lontani, penso che il soldato sia un mestiere di grande Hum romanticismo ancora. Tem marido? Tem filhos. Bah, guardi, no, non mi sono mai voluta sposare, ho rischiato un paio di volte ma non mi sono mai voluta sposare, sono uno spirito molto libero, lo riconosco, e sono fidanzata con una persona che, come dire, mi, mi capisce molto e mi asseconda, altrimenti sarebbe molto difficile, credo che eh, bisogna essere sinceri con le proprie decisioni, non penso che la mia sia una vita, mh, come dire, che si può fare essendo sposati e avendo dei figli. Steve recentemente in L'Aquila, nell'organizzazione del G8... Uh, o que é que sentiu quando viu esta região, que é a sua, devastada pelo terremoto? Guarda, eu, eu visto tantos postes, appunto, devastados da guerra, Naturalmente, vedere la propria terra così è qualcos'altro. Io mi ricordo che la mattina arrivavo e piangevo ogni volta che arrivavo nel centro dell'Aquila. Nello stesso tempo, aver potuto partecipare al G8 è stata un'esperienza straordinaria. Vedere come il mondo ha capito questa decisione dell'Italia di portare un evento politico sul cratere di un, di un terremoto. Agora che è direttore del programma alimentare mondiale dell'ONU, ehm, non hai saudades di stare nel no terreno? Eh, guardi, le dico una cosa io penso che quando si fanno queste vite così avventurose eh, è strano da dire ma quando si torna in una città normale come Parigi ti manca qualcosa ti manca quell'adrenalina e penso vede che l'umanitario non è una questione di latitudine e si può lottare molto bene anche da Parigi noi ci dobbiamo battere quotidianamente perché il, la lotta alla fame nel mondo rimanga nell'agenda dei grandi della terra di tutto che vio per il mondo, per dove andò chi è che mais ma forse l'attentato contro i nostri soldati a Nassiria. 12 novembre 2003. Eh, 19 soldati italiani vengono attaccati nella nostra base militare a Nassiria, qui nel sud, nel deserto del, dell'Iraq. Muoiono tantissimi i miei amici con i quali avevo passato la sera prima. Un attentato che ho subito a, a Pristina nel 2000, aprile del 2000. Vedere appunto che la tua vita in fondo è molto fatta di destino. Qual è la sua migliore ma ne ho tante, guardi, forse la più, la più bella sono queste bambine del Libano, eh, Albazuria. Albazuria è questo piccolo villaggio nel sud del Libano, pieno di fiori, coloratissimo. Queste bambine di Albazuria che sono venute da me e mi dicevano: Vogliamo anche noi diventare una, una soldatessa con il basco blu. Allora gli ho dato il basco, se lo sono provato, il basco blu dell'ONU. Ecco, credo che il ruolo nostro di donne quando andiamo in questi paesi sia anche di far capire che esiste un altro mondo, un'altra vita. A cui ci si arriva per gradi, naturalmente, non si passa dal burca all'uniforme. Muito obrigada.